Sono stati 10 anni importanti di lavoro insieme a un intero gruppo dirigente che assieme a me ha condotto Lega Coop, anni che sono partiti esattamente qui nel 2014 in un momento particolarmente delicato, era appena scoppiato il caso di Mafia Capitale. Oggi ci ritroviamo a 10 anni di distanza in un contesto dove la cooperazione ha riguadagnato il suo senso e fiducia in se stessa e soprattutto ha guadagnato il rispetto e la fiducia della società. L'ha fatto attraverso battaglie importanti come la raccolta delle firme contro le false cooperative, l'ha fatto durante la pandemia dichiarandosi e applicando ed essendo resiliente, garantendo sui servizi essenziali una qualità della vita della popolazione all'altezza della situazione drammatica, lo sta facendo adesso con i suoi progetti cooperativi. Le sfide per il futuro in questo passaggio del testimone sono sicuramente sfide che riguardano il tema dello sviluppo della nuova cooperazione in campi importanti come il campo sanitario, come il tema energetico con le cooperative di comunità energetiche e verso le nuove professioni e verso i lavoratori autonomi. Sono ambiti nei quali la cooperazione può svolgere il suo ruolo storico. L'altro tema riguarda la cultura cooperativa e la formazione di una nuova classe dirigente con valori cooperativi e da ultimo il tema dell'economia sociale. La cooperazione ha valore sociale tutto, così come ci viene indicato dall'UE e dall'OCSE, e in questo senso noi vogliamo rimarcare con grande forza questo carattere di valore sociale della cooperazione tutta, perché siamo una forma di impresa che tiene insieme capitale e lavoro, che mette al centro della propria attenzione le persone, che vuole redistribuire i profitti tra le persone, tra i soci e le comunità.